Inizia simbolicamente nella giornata di San Valentino, da sempre dedicata agli innamorati, per concludersi domenica l'edizione 2017 di Dona con Amore, l'appuntamento di sensibilizzazione per la donazione del sangue. Ad organizzarla Donation Italia, l'Avis, la rete dei giovani per Salerno, Erasmus Student Network e il Forum regionale dei giovani. Prima giornata della quinta edizione dedicata alla sensibilizzazione dei più giovani al Teatro Augusteo di Salerno, mentre nel fine settimana ci sarà la donazione di sangue vera e propria con diversi ospedali coinvolti da Salerno a Sapri. Questa di San Valentino mi sembra un'occasione giusta perché sposta l'attenzione dagli aspetti consumistici della festa ad aspetti invece sostanziali. Simbolicamente è un dono che si fa del proprio sangue per salvare vite altrui, del prossimo. È un atto semplice di generosità che però ha un valore inestimabile, è morale e pratico. L'Italia è autosufficiente per quanto riguarda le provviste di sangue, però si nota un flesso della curva nelle giovanissime generazioni e a queste noi ci rivolgiamo questa mattina con fiducia, sperando di veicolare un messaggio che serva alla loro maturità e alla loro disponibilità alla vita. Sabato e domenica ospedali salernitani mobilitati per la raccolta di sangue, oltre che postazioni mobili in diversi centri salernitani. Oggi questa giornata di sensibilizzazione, il cuore però di tutto sarà sabato e domenica con la donazione vera e propria, un qualcosa da sollecitare, insomma, la donazione di sangue è importantissima e va spinta in tutti i modi. Sì, saremo aperti sabato e domenica a Ruggi e poi ci sarà anche una rappresentanza dell'azienda in una delle 10 città coinvolte. È importante perché la donazione di sangue ci aiuta nello svolgimento di quelle che sono le attività ordinarie anche di tipo chirurgico e quindi c'è un contributo fattivo della popolazione a che vengano portate avanti le nostre attività istituzionali.